e speriamo un futuro migliore. Se è importante cosa facciamo, lo è anche come lo facciamo, in modo responsabile. Scegliamo ciò che è giusto, non ciò che è facile. Io non sono italiano, ma sono 2 anni che vivo in questo paese e tra le cose più importanti ho imparato una cosa. Soprattutto qui al sud, ma anche in tutta l'Italia, non contano tanto le parole quanto i fatti. Da 12 anni pubblichiamo un rapporto socioambientale che racconta la passione di oltre 2.000 persone che lavorano per portare la bevanda più famosa nel mondo sulle tavole dei consumatori italiani. Tutti voi avete ricevuto l'ultima versione, aggiornata al 2015, che dimostra come lavoriamo prendiamoci cura delle nostre persone, con approccio etico al mercato, sostenendo i territori in cui lavoriamo. Lo scorso anno abbiamo erogato più di 73.000 ore di formazione per i nostri dipendenti. Contribuiamo all'economia italiana scegliendo i fornitori italiani. Più di 90% dei fornitori sono fornitori locali per Coca-Cola in Italia. Per questo siamo un'azienda italiana e siamo molto orgogliosi. Ma di più, negli ultimi 2 anni abbiamo ridotto del 31% le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Questi dati non sono punti di arrivo, ma tappe di un miglioramento continuo. Il gruppo Coca-Cola Hellenic Bottling Company è il leader mondiale nella sostenibilità di fare impresa. Siamo leader di Dow Jones Sustainability Index. Essere leader significa anche essere un punto di riferimento per gli altri attori del mercato. Per questo è molto importante cosa facciamo. In questo contesto è chiaro che il valore dell'investimento di impianto di cogenerazione che inauguriamo oggi, di 2 milioni di euro, è importante. Questo impianto noi aiuta a ridurre le emissioni, di produrre energia, calore e rendere il sito autosufficiente per quasi il 50%. Allora, Recycling Economy arriva qua a Marcenise. Quest'ultimo investimento si aggiunge alle oltre 29 milioni di euro degli ultimi 6 anni, che hanno reso la fabbrica casertana un polo d'eccellenza. Come dicevo prima, non sono italiano, ma mi sono innamorato di questo paese all'inizio. Amare un territorio significa impegnarsi per assicurare un futuro sostenibile, che unica a sviluppo industriale, tutela dell'ambiente e sostegno alle comunità. Il vero ingrediente segreto di Coca-Cola è la passione, un ingrediente che è di casa qua in Campania. In questa regione sono tanti gli esempi di eccellenza industriale, artistico e sociale che grazie alla passione hanno superato i confini nazionali. E sono molto contento che alcune di queste energie positive abbiano accettato il nostro invito a raccontarci la loro storia. Per noi l'inaugurazione dell'impianto di cogenerazione qui a Marcenise ha un valore molto più che simbolico, perché è la nostra dichiarazione di amore a Campania. Grazie. E adesso vi invito a dare un benvenuto a Jenny Stoichkova, direttore generale di Coca-Cola Company, i nostri partner globali. Grazie Vitali. Signor Presidente, spettabile autorità, signori e signore, cari colleghi, Coca-Cola è una realtà internazionale presente in più di 200 paesi, ma da 3 generazioni investe in Italia, paese con cui rinnova continuamente la sua affinità e il suo legame, non solo industriale, ma anche di supporto attivo alle grandi progetti e alle grandi sfide. Infatti, a livello globale, Italia presenta uno dei paesi di top 20 di importanza. Ecco perché da sempre investiamo in Italia insieme ai nostri partner. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con Expo a Milano. Lo stiamo facendo questo anno con la partnership con il CONI, in un anno molto importante per lo sport italiano. E lo faremo nel 2017, quando celebriamo i 90 anni di presenza in Italia. Coca-Cola è sempre fortemente radicata nei territori dove opera. Contribuisce molto in termini di forza lavoro, risorse economiche, know-how industriale,
ma riceve anche in termini di passione, competenza e sostegno da suoi interlocutori locali. Infatti Coca-Cola ha beneficiato della sua presenza in Campania. Proprio in questa regione è nata nel 1955 l'aranciata Fanta, inventata da un imprenditore campano e poi lanciata da Coca-Cola in tutto il mondo. Infatti la nostra nuova bottiglia è anche una premiera globale, bottiglia di Fanta, in Italia. Allora, Fanta è veramente un leader globale in Italia. Operare in un territorio significa anche rispettarne la sua natura. Il tema della sostenibilità ambientale è fondamentale e oggi sono particolarmente orgogliosa di essere qui a inaugurare con Coca-Cola Acabece una struttura che si propone di rendere più efficiente l'impianto di Marcianise nel pieno rispetto dei più elevati standard ambientali. Questa è la dimostrazione che lo sviluppo economico deve e può convivere con il territorio e il rispetto del suo ambiente. Grazie a tutti voi per essere qui, grazie al vostro supporto, grazie per la vostra passione e per il vostro lavoro ogni giorno per Coca-Cola. Grazie. Grazie a Eugenia Stoichkova, sentite la pronuncia perfetta, grazie ancora a Vitaly Novikov, chiamo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi qui sul palco, ha partecipato attivamente al Family Day, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti, io non disturberò troppo il vostro bellissimo Family Day solo per portarvi l'abbraccio del governo e anche per mantenere un impegno che avevo preso con Coca-Cola a festeggiare il grande impegno di questa azienda globale nel nostro paese. Dovevamo vederci lo scorso anno a Verona, però lì accadde una cosa impressionante. Vedo un grande sportivo come Omaè Maddaloni, lì allora successe una cosa, Gianni, meravigliosa. Due tenniste italiane andarono in finale, ti ricordi, agli internazionali, agli USA Open, quindi andai a New York a vedere la finale tra Pennetta e Vinci, allora diedi un clamoroso bidone a quelli di Coca-Cola, però loro mi hanno capito, mi hanno detto va bene, attenzione, inaugureremo un impianto, o meglio, inaugureremo l'impianto di cogenerazione a Marcianise, e io ho detto, beh perché, siete anche a Marcianise? Dice, certo che siamo a Marcianise. A Marcianise è nata la Fanta, è stato allora a quel punto complice un intervento autorevole di mia figlia, che è sempre indecisa tra la Fanta e la Coca, ma queste sono valutazioni politiche di grande livello che terremo in un'altra circostanza. Sono felice di essere qui con voi e di dire una cosa molto semplice. Lo avete scritto, non c'è più, dal territorio il futuro. C'è una grande necessità di aprire il nostro territorio alle aziende che portano posti di lavoro e che portano futuro. Ed è fondamentale farlo, tra qualche istante saremo in un'altra azienda, in questo caso italiana, ma è fondamentale che ci sia l'impegno del clima, del business ambientale nel nostro paese, perché chi vuole investire possa investire in Italia. Coca-Cola ve l'ha detto, il 90% dei fornitori sono fornitori locali, cioè fornitori italiani. È un fatto molto importante. Le migliaia di persone che sono qui con le famiglie sono a dimostrare che ci sono posti di lavoro. C'è da creare un clima per cui gli investimenti vengono agevolati, vengono aiutati. Ma contemporaneamente c'è bisogno di investire sull'ambiente, c'è bisogno di investire sulla sostenibilità. Cosa accade oggi a Marcianise? L'impianto di cogenerazione consente a Coca-Cola di fare un passo in avanti nella riduzione delle emissioni. E come fa Coca-Cola, che è un brand globale e internazionale, che fa riferimento a un brand leader, occorre che tutti si impegnino a fare per cercare di fare ancora meglio di quello che fa Coca-Cola. Renzi, tu parli di questo, il Presidente parli di questo, ma come fai a dirlo in questo territorio che è stato piagato
da alcune emergenze nel settore ambientale. Bene, prima di venire qui sono stato con il presidente De Luca Giuliano a Villa Literno, siamo entrati nell'area della Taverna del Re, dove la più grande area di ecoballe italiana, è grande, pensate un po', 200 campi da calcio, il totale dell'ecoballe occupa 320 campi da calcio, l'equivalente di 320 campi da calcio. E abbiamo visto le gru all'opera per la rimozione dell'ecoballe, come ci eravamo impegnati a fare, perché la terra dei fuochi, da qui ai prossimi 2 anni, massimo 3, considerando anche le altre aree, non soltanto la Taverna del Re, sarà finalmente libera dalle ecoballe. Era un impegno che ci eravamo presi ed è un impegno che finalmente è partito, realtà. Ci sono le gru che stanno togliendo quella schifezza. È bello, allora, tenere insieme il territorio e il futuro. È bello che Coca-Cola dia il segnale di credere nel Mezzogiorno, di credere in Marcianise, di credere nella Campania e contemporaneamente che i politici non facciano i furbi e diano delle scadenze agli impegni che hanno preso per agevolare sempre di più e assecondare gli investimenti. E allora, dunque, oggi è un giorno di festa, è un giorno di festa per le famiglie, ho visto un sacco di bambini, qualcuno stava provando le prime mosse del judo, fortunatamente Maddaloni non ha fatto come l'ultima volta in cui ci siamo visti, che mi ha rigirato e buttato in terra. Lo volevi fare anche stamattina, ma io ti ho visto e sono scappato, perché un po' d'esperienza piano piano arriva, che davanti lì allora me lo facesti alla sede del CONI, qui c'erano tutti, ma io scappo infatti adesso, capite Gianni, questo è in, mi sembra una buona cosa. Ringrazio Coca-Cola per l'impegno del 2015 per l'Expo, l'avrei fatto a Verona, lo faccio qui. Ringrazio Coca-Cola per l'impegno nel 2016 per il CONI, un anno importante, un anno olimpico. È bellissimo tenere insieme le Olimpiadi e le palestre nelle periferie. È una grande priorità. E noi speriamo che i campioni italiani che andranno a Rio de Janeiro possano fare dei grandi risultati anche grazie al lavoro che il CONI sta facendo. E vi aspettiamo per il 2017 per un grande 90° anniversario, per un 90° compleanno. Alle famiglie che sono qua, il mio abbraccio più affettuoso, l'augurio più grande. La cosa fondamentale è che però la politica italiana e campana si prenda degli impegni, perché questo territorio ha tutto per poter essere, De Luca dice la terra dei fiori, qualcun altro dice la terra dei cuochi, chiamatelo come vi pare, l'importante è che questo territorio torni a respirare. Oggi a Marcianise, grazie all'impianto di cogenerazione, si respira un po' meglio. Spero, penso e credo che quando l'intera operazione sarà completata, non ci sarà soltanto Coca-Cola a investire qui, ma tante altre grandi aziende globali e soprattutto chi ha voglia e passione di tenere nel cuore questo bellissimo territorio possa sentirsi orgoglioso, come sono le famiglie che oggi ho visto portare per mano i bambini in un momento di festa. Ecco, abbiamo bisogno anche di questo. E allora, dal profondo del cuore, grazie alla Coca-Cola, in bocca al lupo per questo investimento, ce ne aspettiamo altri, perché almeno iniziamo subito a dirlo. Ce ne aspettiamo altri, grazie alle dipendenti e ai dipendenti di Coca-Cola per la passione che mettono. La responsabile logistica mi ha accolto, eccola lì, con un sorriso entusiasta. Quanti sono i bancali che mancano? 300.000? Quanti? Ne ho persi 100.000. 400.000 bancali che partono da qui. È bello vedere persone che lavorano con un sorriso e con un entusiasmo. Il direttore dello stabilimento mi ha nel dettaglio spiegato tutto ciò che fate di bello qua. E un caloroso in bocca al lupo. De Luca ha preso l'impegno di togliere le ecoballe e le leviamo. Noi tutti insieme prendiamo l'impegno di restituire a questa terra la possibilità di credere nel futuro. Grazie alla Coca-Cola e grazie a tutti. Una consegna da fare. Prego. Bene. Grazie ancora. Il prossimo investimento.